Sappiamo tutti che le esclusive PlayStation sono dei titoli molto forti, spesso molto apprezzate dai giocatori. Io stesso sono uno di questi e anche le esclusive un pochettino più secondarie spesso sono apprezzate e, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche tante altre persone, è anche questo il caso di Days Gone. Un gioco che devo dire che ho apprezzato molto, al netto di alcune cose, e sono molto contento di averlo giocato. È stata un'esperienza molto completa, anche molto inquietante da molti punti di vista. Infatti vedete questa cosa delle orde, io ancora me la ricordo con orrore, anche per la mia difficoltà a sparare con il controller. È stato tipo un'esperienza terribile da certi punti di vista, ma in senso positivo. Quindi ragazzi, gran bel gioco, e già un po' di tempo fa era stato detto che sarebbe arrivato su PC. Bene, ora abbiamo la data e la conferma ufficiale, ovvero Days Gone per PC, data di uscita ufficiale annunciata da Sony con il nuovo trailer. Days Gone ha finalmente una data di uscita su PC annunciata in via ufficiale da Sony. Il gioco sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store a partire dal 18 maggio. A pochi giorni dai dettagli sui miglioramenti e le caratteristiche di Days Gone su PC, cioè questi qua, che sostanzialmente sono supporto per monitor ultrawide, frame rate sbloccato, grafica migliorata, supporto per gli achievement e altro generico. Non chissà che come condizioni, adesso ne parleremo, però di base ecco qui la notizia che tutti stavano aspettando con un nuovo trailer e il post di Kevin McAllister di Bend Studio. Allora, Days Gone sta per arrivare su PC, non vediamo l'ora che sempre più giocatori possano immergersi nell'epico viaggio di Deacon St. John, un tempo motociclista fuori legge e ora randagio e cacciatore di taglie impegnato a sopravvivere in un open world post-apocalittico in cui il pericolo aleggia ovunque. D'accordo. Days Gone è già, 18 maggio 2021, già disponibile per il preacquisto a diversi rivenditori digitali tra cui Steam e Epic Games Store. Il nostro team si è impegnato duramente per garantire a tutti i giocatori, sia i nuovi che a quelli vecchia data, un'esperienza unica con Days Gone su PC. Ed ecco qua le cose aggiunte sono dette anche qui nel post. C'è la modalità foto, effettivamente si può usare mouse e tastiera e vorrei anche ben vedere, eccetera eccetera. Allora ragazzi, questa cosa io sono contento e si inserisce in un discorso delle esclusive Sony che sono sempre più temporali e sempre meno vere e proprie esclusive perenni. Ma questo, voglio dire, dal punto di vista del giocatore, questo è un bene, nel senso che più persone possono avere accesso a un gioco, più aumenta la possibilità. Io sono sempre a favore della libertà di scelta, della possibilità del giocatore di giocare quello che vuole, come vuole, e quando vuole e dove vuole. E perciò io, da questo punto di vista, sono sempre piuttosto contento quando questo accade. E tutto il discorso sull'esclusività di certi titoli su PlayStation l'abbiamo già fatta e casomai ne riparliamo un'altra volta. Nella fattispecie però c'è una cosa che mi preoccupa. Oh, sono contento, sia chiaro. C'è solo una cosa che desse un pochettino la mia preoccupazione, cioè Horizon Zero Dawn. Vi ricordate quali sono stati i problemi? Ecco, purtroppo capita spesso che certe esclusive console, nel momento in cui ricevono un porting per PC che mi viene da pensare non fosse stato immaginato fin dall'inizio, ecco che cominciano dei problemi e poi su PC le performance non sono stellari e Horizon Zero Dawn ha avuto delle performance piuttosto problematiche su PC all'inizio e dopo tante patch ancora non è proprio idilliaca come esperienza da quello che so. Perciò non vorrei che con Days Gone succedesse una cosa simile. Non so quanto la struttura del gioco e lo sviluppo siano state completamente incentrate su PlayStation e quanto invece sia, un gioco che era stato pensato fin dall'inizio per avere poi in seguito un eventuale porting. Fatto sta che, dati i precedenti, la mia preoccupazione è che le performance siano scarse e questo è veramente un peccato perché, dannazione, su PlayStation la mia esperienza è stata buona, sia chiaro. Motivo per cui mi dispiacerebbe molto che poi su PC, paradossalmente, la cosa si rivelasse più problematica ancora che su console, giusto? Sulla carta non dovrebbe essere così, ma abbiamo visto più volte che a volte questa è esattamente il tipo di situazione che si verifica. Quindi, ragazzi, che dire, io sono contento che arrivi, però incrociamo le dita, perché dati i precedenti, quando delle esclusive PlayStation arrivano su PC, spesso qualche problema c'è. Speriamo in bene, perché per esempio Death Stranding invece su PC è andato piuttosto bene fin dall'inizio, al netto di alcune cose. Quindi, gente,
L'unica cosa che vi posso dire è fate attenzione e magari non compratelo proprio esattamente al day one. Aspettate una settimanella per vedere quali sono le performance, ok? E non preordinatelo. Proprio come questa non è solo Days Gone, è proprio una regola di base ormai, mai preordinare niente, soprattutto in digitale. Caso diverso per le collectors, però non preordinatelo, aspettate un attimino e vediamo le performance, d'accordo? Detto questo, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate voi. Se siete giocatori PC, vi piacerebbe giocare a Days Gone? Se siete giocatori PlayStation ma che hanno anche un PC performante, rigiochereste a Days Gone a un frame rate più alto, grafica migliorata, bla 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 bla, cioè quindi esperienza PC? Insomma, la sezione commenti è tutta vostra, fatemi sapere un po' quello che pensate. D'accordo ragazzi? Bene, per questo video è tutto, grazie mille per averlo visto, noi ci vediamo al prossimo e come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo ragazzi? A presto!